Sulla sua pagina Facebook di qualche anno fa, sì, lei si presentava così: napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex. La pensa sempre così o almeno una di queste affermazioni è cambiata? Sia sincero, non sia modesto né diplomatico. No, non voglio essere modesto, però no, è tuttora così, fa ancora ridere. Fa ridere perché è la verità. Vabbè, non è più il compagno meno famoso delle sue ex, però. Ma tante persone mi fermano per strada dicendo: hai capito chi è? Il marito o l'ex marito, dipende dagli anni. Dai mesi pure nel suo caso, guarda. Esatto, anche dalle settimane. Dalle settimane. Questa è la settimana... Questa è la settimana no. No. Cosa le piace del successo? È l'affetto delle persone, perché non è una cosa banale, però siccome una delle cose di cui ho più paura è la solitudine in generale, il successo non ti fa sentire mai solo, perché quando anche sei lontano da casa, magari entri in un bar, qualcuno ti riconosce e scambi sempre due chiacchiere. E cosa invece non le piace del successo? Ma quasi nulla, perché tutta la mia vita prima del successo diciamo che è stata abbastanza faticosa, quindi adesso mi sembra tutto molto bello. Se lo gode. Me lo godo. E di perderlo ha paura? No. In realtà no, non ci penso. Non è so. Umano, eh? No, non ci penso, no, perché ho un'attitudine a pensare in maniera positiva, quindi non mi concentro molto sui pensieri catastrofici. Quando le hanno chiesto se fosse vero che voleva togliere tutti i tatuaggi, per sembrare un bravo ragazzo, lei ha detto: io non sono un bravo ragazzo. No, forse ho detto che non serve cancellare i tatuaggi per sembrare un bravo ragazzo. C'eravamo illusi. No, io non sono un bravo ragazzo, ma sono un bravissimo ragazzo. Questo è un bravissimo ragazzo? Certo, non sono bravo, ma bravissimo. Comunque vorrei cancellare tutti i tatuaggi e i più giovani dico: non vi tatuate perché vi annoierete prima o poi. Per questione di noia. Lei il primo che si è tolto qual è? Primo che l'ha annoiata qual è? No, quelli più visibili. Ah sì, è vero, c'aveva tutto quando era tamarro. Quando ero tamarro, adesso sono un lord. Esatto. Mi dice il suo difetto principale? Sono un po' ignorante. Sono un po' ignorante perché non ho prestato tanta attenzione a scuola, volevo... Adesso, col senno di poi, sono un ignorante socratico, cioè so di non sapere, quindi questa cosa mi spinge a leggere di più, però non mi sento all'altezza in tanti contesti, proprio perché non ho letto abbastanza, perché non ho studiato abbastanza, quindi questa cosa un po' mi spinge a migliorarsi. Poco, sì, però sono un po' ignorante. Non mi sembra. Invece il suo pregio più forte? Il mio pregio più forte? Più evidente. Più evidente. Non lo so, perché potrei essere banale con la generosità, con le cose. So mettere assieme le persone. Cioè mi sono reso conto che quando faccio i gruppi di lavoro... Sa fare gruppo. So fare gruppo. Sa fare spogliatoio, diciamo. So fare spogliatoio.